Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di gare. Dunque, quest'oggi siamo venerdì, come al solito, siamo in prepartenza. Domani mattina sveglia ore 4, come al solito, mai che si può dormire un po'. Direzione Lago di Garda per la finale del campionato italiano predatori da riva a coppie. Dunque, mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Se sapete di cosa parlo, capirete l'epicità del video. Quindi vi ricordo di lasciare like, superiamo i 150. Dunque, direi via con la sigla. Per la giornata di domani e dopodomani ho ordinato un paio di chicche che mi saranno molto utili, non solo là, che adesso vi vado a far vedere. Prima cosa, un po' di Vertix R. Non ve li avevo ancora fatti vedere, non li avevo infatti ancora presi. Sono i cucchiaini di casa Seika. Disponibili in tre versioni, taglia 1, taglia 2 e taglia 3. Per farvi capire, questa è una taglia 3, questa è una taglia 1 e questa è una taglia 2. Sono di diversi colori, sono a paletta argento e a paletta oro, con vari colori, rosso, arancione. Sì, però mettimi a fuoco, ok. Arancione, nero, nero tira tanto. Perché mi ricordo bene che là in Garda va tanto il cucchiaino, soprattutto per i cavedani, che sono i pesci più cancari, penso, in quel lago. Forse i lucci, non lo so. Quindi i lucci ovviamente di dimensioni decenti. Quindi vediamo un po' cosa si riesce a fare. Seconda cosa che ho ordinato, eccolo qui. Si chiama Marsupio Buddy. Come potete vedere dalla Seika, è bello grande. Che può essere usato sia come marsupio classico attorno alla cinta che come praticamente come tracolla, se lo allunghiamo in questa maniera qua. Quindi può essere utilizzato per molte cose e in molte maniere, e questo dopo diventerà anche il mio migliore amico a Fast Fishing, perché guardate, allora abbiamo taschina sinistra, beh, taschina, tascona, qua ci metti un bel po' di cose. Tasca centrale più piccola con un sacco di vani. Tasca centrale più grande che tiene. Più sopra qua sulla centrale abbiamo sia a destra che a sinistra i cordini che tornano indietro e che ci puoi mettere tutto, forbici, pinze, quello che vuoi. E qua a destra abbiamo due mini taschini che ci metti le scatoline piccole o qualsiasi altra cosa. Io ci metterò probabilmente la scatolina degli ami, quella dei piombi, roba del genere. E è un sacco comodo avere il marsupio davanti, perché tu prendi, cioè qua la tua roba, tiri fuori mentre stai pescando, quindi hai tutto a portata di mano, non devi tirarti via lo zaino, non devi fare niente. È la cosa più comoda del mondo, quindi sì, lo volevo. E soprattutto puoi anche usarlo senza zaino. Tipo, se voglio andare, non so, prossimo anno a trota torrente, posso andare con questo e stare molto, molto leggero. Tanto, trota torrente, quando hai quei jerk, quando hai i rotanti, sei a posto. Ecco. Quindi adesso direi che c'è da risistemare le canne che sono ancora montate dal branzino, e quindi cambiamo un attimo i terminali. Come per lo scorso italiano, mi porto via le due Blackwater e la Mimic che è già montata ultra light per cercare i reali a drop. Invece queste due andranno, boh, probabilmente una rotante che è la 010 e l'altra non so, a jerk o metal jig, non so, domani vedrò. Quindi intanto pensiamo a montare su un filo, perché c'ho su il 26 e direi che per dei pesci sospettosi, soprattutto che questi ultimi giorni ha fatto un meteo bruttissimo, si sono abbassate le temperature, saranno molto apatici i pesci, pescare così grosso è un po' controproducente. Quindi vado a mettergli su un bel boss
del 18, volendo anche il 16, però intanto partiamo col 18. Se vedo che il pesce è sospettoso, passerò al 16. Invece sulla Mimic ho un bel terminale di 2 metri e mezzo di 0,12. Non so se ci capiamo quanto light, nonostante là comunque ci sia roccia, ci sia erbaio. Beh, adesso sarà un po' morto. Però l'ho provato giusto velocemente una volta, non è semplice come spot, almeno quando l'ho provato io. E ho fatto giusto un paio di reali. I cavedani proprio non vogliono mangiare perché conoscono le esche a chilometri. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Ok. E la 010 è pronta. La configurazione è la classica. Arias 2000 e Viral del 008. Bella ultra light. Ok. Poi abbiamo la 520, un pochino più cattiva. Ok, e anche lei boss del 18 perché qua non si può rischiare. L'ho fatto bene l'altra volta. C'era proprio un tonno per rompere. Questa invece ha il Viral del 14. Un pochino più grossa, però quando fai anche pesche un pochino più gravose, e capiterà prossimamente, ci vuole. E buono, ci vediamo domani mattina. Eccoci qua, arrivati, ci sono le prime luci dell'alba, fuori c'è un po' di vento di troppo, è proprio frontale, quindi sarà divertente oggi provare. È bello fresco, sono 15 gradi, quindi sarà divertente vedere cosa si riuscirà a combinare, perché le condizioni non sembrano semplicissime, ecco. Mettiamo anche che il Garda ha dei pesci molto sospettosi, quindi molto bene. Un attimo qua che ci sono un paio di erbaietti qua così sotto riva. Magari.
Ce l'ho. Giuse, ce l'ho. Sarà tipo 17, 18, 19. E via un altro reale. Ottimo. Si prevede una gara emozionante e piena di catture. La domanda è se lo scimmie del pesce. Micro, micro. Guarda, ce n'è un altro qua dietro, piccolino. Oh, ce l'ho. Bello. Bellino. Ma che bellino. No. Sì, guarda, sono 15 centimetri. Double. Ho fatto doubles. Guarda che ti gioca anche la profondità. Ti gioca anche la profondità. Eh? Guarda, è quello più piccolo ancora. Sembra solo un'infettina, ok. Oh, preso! Sì, bellino! No! Preso. Piccolo perciottino.